Ciao, la ricetta di oggi prevede la realizzazione di una torta moderna. Il dolce, fichi e ricotta. Questi sono gli ingredienti. Fichi, noci, confettura di fichi, mousse di ricotta che io ho preparato in precedenza. Troverete dosi e procedimento all'interno del mio canale YouTube. Un fondino di pasta frolla. Anche per la dose e ricetta della pasta frolla troverete tutto all'interno del mio canale YouTube. Per realizzare il fondino io ho spianato la pasta frolla ad un'altezza di circa 3 mm. Un cerchio per dolci di circa 20 cm di diametro. Per prima cosa andiamo a passare il cerchio per dolci e il disco dove lo appoggeremo con della carta imbevuta di olio di semi di arachidi, in modo da rendere più facile il distacco del dolce. Ora prendiamo i fichi, che io ho provveduto già a lavare, e andiamoli a tagliare a fettine, togliendo le prime due fette. Dovremmo fare delle fette alte circa mezzo centimetro. Dovrete utilizzare fichi non troppo maturi, altrimenti non otterrete delle fette ben precise. Una volta preparate le fette di fichi, andiamo a disporle all'interno del cerchio. Questa sarà la superficie del dolce. Quindi nel caso avrete una fetta che si rimpiccolisce, mettete la parte più grande e più bella sotto. Una volta completata la base, andiamo a mettere delle fette anche sulla parte esterna del cerchio. Ok, ora andiamo a mettere all'interno dei fichi la mousse di ricotta. Una volta messa la mousse di ricotta, andiamo a mettere delle noci. Spezziamo i pezzi troppo grandi. Ora andiamo a spalmare la confettura di fichi sopra al fondino di pasta frolla. Quando andate a cuocere il fondino di pasta frolla, mi raccomando di farlo ben cotto, altrimenti l'umidità lo renderà troppo molle. Una volta spalmata la confettura, andate a capovolgere il fondino sopra il dolce. La confettura dovrà essere a contatto con le noci. Quindi pressate finché la mousse di ricotta non fuoriesce. Andate a rifinire con una spatola. Ok, a questo punto appoggiate il dolce in congelatore. Una volta che il dolce è congelato, possiamo andarlo a liberare dal cerchio. Io l'ho tenuto in freezer per circa 4 ore. Per liberare il dolce dal cerchio, andiamo ad appoggiarlo sopra al piatto da portata. Una volta appoggiato il dolce sopra il piatto da portata, andiamo a togliere il disco.
Quindi, usando un flambatore, andiamo a scaldare il cerchio in modo che sia più facile estrarlo. Ok, quando si è scaldato leggermente, andiamo a sollevare il cerchio. Tolto dallo stampo, il dolce fichi e ricotta è pronto. Prima di servirlo, lasciatelo in frigorifero in modo che raggiunga una temperatura di 4 gradi. Grazie per aver seguito la mia ricetta, ci vediamo al prossimo dolce.